Allora, grazie alla collega, all'incontro professionale con la collega Antonella Mascia, stiamo valutando la possibilità di ricorrere certamente alla Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, per cui dei diritti fondamentali che sono scolpiti nel Consiglio d'Europa, in questa carta dove sono racchiusi principi che non possono essere da nessun paese che chiaramente aderisce allo stesso Consiglio, non possono essere né traditi né violati. Riteniamo che vi siano diversi profili che possano essere oggetto di denuncia alla Corte di Bruxelles e alla Corte di Strasburgo, scusate, per cui riteniamo effettivamente che questa possa essere una strada da intraprendere doverosamente, anche perché i rimedi interni a noi ormai sono giunti al termine. Stiamo valutando e stiamo considerando anche la possibilità chiaramente di adire dei provvedimenti d'urgenza. E appunto, siccome i tempi potrebbero essere anche estremamente lunghi, li stiamo valutando, cioè un'iniziativa che è in fase di gestazione, per cui proprio in questi giorni per comprendere in quale modo, appunto, se chiaramente l'ipotesi di una procedura d'urgenza è quella che viene accolta con maggior favore e eventualmente su quali punti, in quale modo intraprenderla, per cui è proprio in questi giorni, per cui verosimilmente settimana prossima già dovrebbe trovare comunque una realizzazione concreta questa idea.